Amici ed amiche, una buona serata a tutti da Un'idea RTP. Benvenuti. Siamo qui perché assieme voglio portarvi in un viaggio nelle profondità degli inferi. Faremo un viaggio probabilmente senza ritorno all'inferno, andando a vedere una delle più grandi serie mai realizzata nella storia dei videogiochi, e sto parlando dell'immenso, del grandissimo Doom, primo capitolo della serie, uscito nel 93. Io ho una storia da raccontare su questo gioco, con le mie prime esperienze. Vi faccio vedere dove l'ho conosciuto, con quale macchina ho giocato per la prima volta a Doom, un titolo innovativo per l'epoca, altamente innovativo, dove ci teletrasportava in questo ambiente tridimensionale ricco di suspense, demoni e tanta tanta paura. Doom sicuramente non il primo titolo di questo genere, uscito un anno prima, un paio d'anni prima, Wolfenstein 3D, sempre dalla ID Software, che a sua volta prende, così vediamo due, ma proprio due annotazioni storiche. A sua volta Wolfenstein 3D prende ispirazione da un titolo che viene da ben molto più lontano. Avete mai sentito parlare di Castle Wolfenstein, per esempio? Castle Wolfenstein è un titolo uscito per Apple originariamente nell'81, appunto, ma poi c'è anche per Commodore 64 e diversi on computer, tra le altre cose. Castle Wolfenstein, dove Wolfenstein 3D poi ha preso ispirazione e prosegue, ma è molto importante perché diciamo che è uno dei primi titoli ad affrontare veramente il tema stealth nei videogiochi. Infatti mi ricordo che bisognava nascondere anche i corpi in Castle Wolfenstein, bisognava prendere mimetizzarsi, camuffarsi come i nemici, prendendo un gioco schermata fissa stile Robotron, tanto per capirci. Però era molto molto interessante, devo ancora portarlo da edicola e lo farò, soprattutto con, mi ricordo, il suo seguito Beyond Castle Wolfenstein, che da edicola sono sicuro che si chiama Hitler, tanto per e da lì è importante dire questo, perché da lì, più che Robotron, Berserk, adesso pensandoci, uno di quei titoli schermate fisse, comunque lo vedremo prima o poi. Comunque era importante questa annotazione storica, perché da lì, appunto, dopo, alcuni anni dopo, nasce Wolfenstein 3D e successivamente Doom, e poi c'è anche il grandissimo Quake. Ma io sono particolarmente affezionato a Doom che non gioco alla sua uscita su PC, sul DOS è uscito Doom, mi pare, originariamente, ma lo gioco alcuni anni dopo grazie a questa trasposizione Super Nintendo Doom. Lo gioco lì per la prima volta e mi sono innamorato da lì. Non so come abbiano fatto a farcelo stare dentro su Super Nintendo Doom, ma da lì è stata un'esperienza forte. Doom è stata un'esperienza importante, un'esperienza forte, molto forte, che mi ha lasciato dei buoni ricordi. E mi ricordo ancora tutti i sobbalzi del caso che feci giocando per la prima volta Doom, dove mi trovavo perso un attimo dentro questa ambientazione tridimensionale, ricca, piena di demoni, effetti sonori, passaggi segreti, chiavi da trovare. E tutto è bello in Doom, dalla storia. E ho da raccontare un aneddoto, tanto per passare 5 minuti.
di questo gioco, perché quando qua su Super Nintendo mi ricordo che il primo Doom è suddiviso in 3 o 4 capitoli. Adesso vado un po' a memoria perché sono passati un po' di anni quando ho giocato in maniera approfondita Doom, e so che non c'era nessun tipo di possibilità di salvare in Doom su Super Nintendo, e quindi una volta preso il gioco, una volta preso familiarità con questa tipologia di gioco, una volta studiatomi un attimo tutti i livelli con un amico, mi ricordo esattamente ancora il giorno, non esattamente l'anno, sarà stato un 95 o un 96, ma finì in compagnia di un amico questo gioco il 15 agosto allo scoccare esatto della mezzanotte. Ebbene sì, perché mi ricordo questo piccolo dettaglio? Mi ricordo questo piccolo dettaglio perché cominciammo quella mattina d'agosto, molto presto, alle 8 del mattino, a giocare a Doom, con l'intento di finirlo, avendolo già memorizzato un attimino anche a livello di mappe, con un amico, prendendoci giustamente le giuste pause, fallendo la missione alcune volte, ma nell'ambito del corso della giornata riuscimmo, allo scoccare della mezzanotte, finalmente ad arrivare alla fine di questo gioco. Mi ricordo perfettamente che era la mezzanotte, perché in quel stesso frangente, in quel stesso attimo, mentre noi stavamo uccidendo l'ultimo boss di Doom, eravamo all'ultima arena di Doom, fuori facevano festa con i fuochi d'artificio al 15 di agosto della mezzanotte esatta. Questo è un aneddoto che volevo raccontare, in quanto di quanto un episodio di quello che mi ha lasciato Doom in versione Super Nintendo, lì che lo gioco la prima volta, e poi salto Doom 2 e lo rigioco solo dopo aver trovato, comprato la BFG Edition, no, in realtà la Collector Edition della Xbox, non della 360, dove c'era Doom e Doom 2, lì poi me lo sono goduto Doom 2 quanto basta. È ancora completo di tutto, completo di manuale, ovviamente la cartuccia versione Super Nintendo e versione onorevole, versione ricca, versione che non gli manca nulla. Ok, voi vedrete poco perché io tengo a questa sceneggiata di Halloween di fare tutto il buio, ma vi leggo io e vediamo cosa c'era nel retro copertina della versione Doom Super Nintendo. Benvenuto a Doom, questa è la versione fedele, completamente automatica 16 bit dell'originale per PC, il che significa che sono presenti tutti gli stessi mostri, i livelli, le armi, le sorprese per farti sprofondare velocemente nei pericoli con la morte improvvisa apposta dietro ad ogni angolo. Mettiti le munizioni a tracolla e preparati a sputare sangue, perché questa è la tua occasione di essere un eroe o di morire cercando la gloria. Bella la storia, belli i demoni, bello tutto, bella l'ambientazione, bello tutto. Ma leggiamo anche, già che ci siamo, una puntata un po' dettagliata, la storia di Doom. La storia di Doom che sicuramente voi appassionati conoscete già, ma è bello dare un piccolo riassunto per l'inizio di questa serie, l'inizio di questa miniserie, perché ricordo che voglio fare un paio di livelli di Doom, un paio di livelli di Doom 2, un paio di livelli di Doom Nintendo, versione Nintendo 64, tutto il gioco Doom 3, Doom 2016, non quest'anno, lo salto a pie pari, e Doom Eternal devo ancora acquistarlo, perché a parte che sono in digitale per Nintendo Switch e costa cifre folli, ma questo è un altro discorso. La storia: sei un marine, uno tra i più forti, indurito in combattimento e addestrato d'azione. 3 anni fa hai aggredito un tuo ufficiale di grado più alto che aveva ordinato ai soldati di aprire fuoco sui civili, lui con le ossa completamente rotte. Tu fu mandato a Pearl Harbor mentre... No, scusate. Lui con le ossa completamente rotte fu mandato a Pearl Harbor, mentre tu sei finito su Marte, sede della Union Aerospace Corporation, UAC. La UAC è un conglomerato pluniplanetario in possesso delle strutture necessarie per il trattamento e lo smaltimento delle scorie radioattive su Marte e dei suoi 2 satelliti Phobos e Deimos.
Con niente da fare nel raggio di 75 milioni di chilometri, il tuo giorno consiste nel respirare polvere e guardare film vietati nella sala dei divertimenti. Negli ultimi 4 anni l'esercito, il maggiore fornitore della UAC, ha usato le lontane strutture su Phobos e Deimos per condurre vari progetti segreti, tra cui anche la ricerca nell'astronautica interdimensionale. Fino ad oggi è stato in grado di aprire passaggi tra Phobos e Deimos, lasciando alcuni congegni in uno e guardandoli uscire dall'altro. Recentemente però i passaggi sono diventati pericolosamente instabili. Volontari dell'esercito che vi sono entrati sono scomparsi, oppure sono stati colpiti da una strana forma di pazzia che si manifesta con il farfugliare volgarità, prendere a bastonate qualsiasi cosa si muove, ed infine morendo prematuramente con esplosione completamente del corpo. Cercare di abbinare torsi e teste da mandare a casa ai parenti è diventato un lavoro a tempo pieno. I più recenti rapporti militari affermano che la ricerca sta subendo una piccola battuta d'arresto, ma che tutto è sotto controllo. Alcune ore fa, Marte ha ricevuto un messaggio confuso da Phobos. Richiediamo immediato supporto militare. Qualcosa di malvagio sta uscendo dai passaggi. I sistemi informatici sono impazziti. Il resto non si riusciva a capire. Poco dopo, Deimos scomparve semplicemente dallo spazio. Da allora sono stati fatti tentativi per stabilire contatti con entrambi i satelliti, ma senza riuscirci. Tu e i tuoi compagni, l'unico reparto di combattimento nel raggio di 75 milioni di chilometri, siete stati mandati su Phobos. Vi è stato ordinato di difendere il perimetro della base mentre il resto del gruppo vi entrava. Per diverse ore la vostra radio ha trasmesso rumori di combattimento, spari di armi, uomini che urlavano ordini, ossa che si rompevano, e infine silenzio. Sembra che i tuoi compagni siano morti. Dipende da te. Le cose non vanno certo molto bene, non riuscirai mai ad entrare dal pianeta, ad andartene dal pianeta da solo. E inoltre tutte le armi pesanti sono state prese dal reparto d'assalto, l'unica cosa che ti è rimasta è solamente una pistola. Se solo riuscissi a mettere le mani su un fucile al plasma, o persino su un fucile a pallini, potresti abbattere qualche nemico durante il percorso. Chi o che cosa ha ucciso i tuoi compagni merita qualche pallottola in fronte. Mettendoti del mento, esci dal punto di atterraggio. Speriamo che tu riesca a trovare un'arma un po' più potente da qualche parte nell'interno della base. Mentre oltrepassi l'entrata principale della base, senti un rumore simile a un ringhio che fa eco lungo i corridoi distanti. Sanno che sei qui, non puoi più tornare indietro adesso. E già dalla storia, molto bella, molto ben congegnata, ti fa capire subito che Doom è un gioco diverso. Doom è un gioco diverso, Doom che è ispirato chiaramente poi molteplici di questi FPS, tanto che molti dicono ecco un altro, un gioco alla Doom. Doom ha fatto sobbalzare sulla sedia milioni di persone, continuerà a farlo. Dopo questa premessa andiamo a farci un paio di livelli di questo meraviglioso gioco. Immergiamoci nell'inferno tra un secondo. Eccolo qua, la schermata di Doom. Sto giocando sulla 360, in real ovviamente, nella versione BFG Edition, dove è presente Doom 2, ovviamente Doom 3 con i suoi DLC, per comodità, perché sennò Super Nintendo era un casino, non avevo lì a portata di mano, avrei dovuto attaccare tutto, tanto non cambia niente, anzi è una versione anche più aggiornata. Quindi ci troviamo di fronte a un titolo che per me fu veramente un'autentica sorpresa, e quasi non ci credevo la prima volta che l'ho giocato, questo sì. Si può dire falso 3D, tutto quello che volete, ma è un falso 3D che rende come l'idea e faceva scena ai tempi, un'enorme scena, e continua a farla anche oggi, secondo me. Ha tante ricette che sono legate al suo successo, qui nella versione moderna ci sono gli obiettivi,
ci sono gli aiuti e tutte quelle cose lì, ma non ce ne frega niente degli aiuti. Facciamo ovviamente nuova partita. Livello di difficoltà, ma minimo bisogna giocarlo a farmi male, minimo, Doom. E qua si può scegliere, vedete, sono 4 episodi, avevo detto bene, distinti e separati. E Super Nintendo non si poteva fare questa cosa qua, mi pare. Comunque non si poteva salvare. E partiamo dal primo episodio. Interessante il fatto che, se non ricordo male, qua nel primo episodio di Doom finisce male, nel senso che, volenti o dolenti, finiamo alla fine del livello in un trappolone dove il nostro Marine muore apparentemente, per poi ricomparire in tutta allegria nell'episodio successivo. Questa cosa si è cercato di spiegarla con il recente Doom Eternal, cercando di colmare alcuni buchi della trama di questi episodi. Poi se sei riuscito o no non lo so, perché sapete che giochi che durano così tanto nel tempo, anche a livello di trama, poi tante volte cercano di inventarsi delle cose che la trama, più che migliorarla, la diventa una clamorosa scusa per dare per dare una motivazione al proseguo della storia. Ma non ce ne frega niente adesso di Doom Eternal, e partiamo. Oh, quanto è bello Doom. Musica azzeccatissima, roccheggiante, che ti dà quella adrenalina importante. Ambienti chiusi, io adoro gli ambienti chiusi di Doom, perché Doom per me deve stare in ambienti chiusi, e ambienti chiusi tridimensionali all'epoca, con mostri che escono furtivamente dagli angoli, ti fanno sobbalzare con lamenti e urla di ogni genere. Cadaveri per terra, sangue, tanto sangue, tanto splatter, tanto orrore, tanta cattiveria, barili di liquame esplosivo. E queste sono ricette, alcune delle ricette vincenti di questo gioco. Interruttori, armature, posti segreti, ambiente convincente. Guardate Marte, guardate, no, qua siamo su Phobos, satellite di Marte. Guardate quanto è belle, quanto sono belle le montagne marziane. Armatura, allora io ho 48 colpi della pistola, all'inizio c'è solo la pistola. La vita 103%, perché quei cosini blu danno 1% in più di vita. Armatura al 4%, ma se prendo quella verde vado al 100%, poi c'è quella blu che mi dà 200%. Le armi ce ne sono diverse, tante, ma io all'inizio ho solo questa piccola pistola, questa piccola povera pistola. Chiediamo interruttori, vediamo, dobbiamo scoprire cosa fanno quegli interruttori qua. In questo caso apre quella porta qui, a tempo. Sono andato in quest'area dove c'è l'armatura blu, quindi un secret, armatura blu che mi dà 200% di armatura. Ho perso un pochino perché ovviamente lì qua mi fa male. Fa male perché non ho la tuta radioattiva. C'è qualcuno che mi spara da lontano, da lontananza. Io posso ucciderlo anche dalla distanza, perché ovviamente qua in questi primi giochi non devo regolare l'arma sull'altezza, la mira sull'altezza, ma fa tutto lui. L'importante è che bene o male lo miriamo. Ambientazione straordinaria. Pochi passaggi all'aperto, ma rigorosamente Doom si svolge in questa, all'interno di questa base della UAC, dove fanno esperimenti al chiuso, rigorosamente al chiuso, perché deve fare effetto. Ecco i nostri poveri compagni, i nostri poveri marines che hanno varcato un portale che non dovevano, sono tornati ma non sono più loro, sono dei mostri, sono diventati dei zombie. Abbiamo aperto un portale verso l'inferno e alcune creature demoniache l'hanno varcato. Sta a noi il compito di andare a rispedirle a casa loro. I teschi, a differenza delle ampolle blu, mi danno l'1% di armatura in più, ma al massimo è il 200%. Io ho preso l'armatura blu, quindi non posso ampliarla. Pieno zeppo di passaggi segreti e trucchi che ovviamente io adesso non ricordo più, ma non è questo l'importante. Qua torno indietro, sì, qua torno indietro.
Il primo livello è veloce. Ah, c'è anche la mappa. Eccola qua, c'è anche la mappa. No, mi sa che c'è anche la mappa, quindi c'è tutto in Doom. Poi l'illuminazione di quel gioco qua è qualcosa di eccezionale, mi è sempre piaciuta tantissimo. Molto bella, molto ben fatta. Qui sono tornato all'inizio nel frattempo. Sono tornato all'inizio perché sono sicuro che ci sono trucchi, ci sono trucchi che soprattutto qua nelle pareti bisogna stare attenti, perché in molti casi ci sono pareti che con un tocco si aprono magicamente, e quindi noi dobbiamo andare a cercare di scoprire più trucchi possibili, perché i trucchi nascondono armi, nascondono vita e ci danno qualche speranza in più di sopravvivere. Sono alla fine del livello, ma non sono soddisfatto perché non ho trovato nessun secret. Ma com'è possibile questa cosa? È vero che tanto non lo gioco, ma andiamo a vedere se... Ah, ecco, vedete che, vedete le pareti? C'è una parete diversa da tutto il resto, e è una porta che mi porta... Dove mi porta questa porta? A prendere energia che non mi serve, a sboccare in un luogo dove abbiamo già visto. Ma c'era anche il fucile da qualche parte, eh? Dov'è il fucile? Oh! Avete notato che qui c'era un pilone prima, che è sceso. Tornando indietro, il pilone è sceso. È pieno di quelle cose qua in Doom, e anche nei suoi seguiti, che si attivano passaggi e noi non lo sappiamo, dobbiamo tornare indietro per verificare dove porta questo passaggio. Questo passaggio porta al fucile. Ricordavo bene che c'era un fucile. E cominciamo a essere più armati e meno fragili. Quindi finiamo questo livello, dai. Siamo 2-3 livelli velocemente su questo spettacolare gioco. Fini. Statistiche finali. I miei uccidi, uccisi tutti, tutti li uccidi. Oggetti presi, 66% di secret, non male, ci ho messo anche troppo tempo. Però ovviamente non voglio stare qua a... Andiamo nell'area successiva a cercare disperatamente tutti i secret. Musica sono eccezionali questo primo capitolo. Secondo livello comincerà a essere un po' più cazzutino, eh. Barili possiamo sfruttarli se li facciamo esplodere in parte in mostri. Sì, li uccideremo, ma attenzione perché faranno danno anche noi se l'esplosione è troppo vicina a noi. Interessantissimo anche il fatto che i mostri si uccidano fra di loro quando ce ne sono tante. Guarda, poi continuano a uscire da tutti gli angoli, eh. Tu sono stronzi perché tu pensi di averli uccisi tutti, ma loro compaiono dal nulla perché sì, e ti tolgono energia. Dicevo, se un mostro spara a un altro mostro, l'altro si incazza e nasce una rissa. E questa cosa è bene sfruttarla più avanti, perché soprattutto quando i mostri saranno molto più forti, è una cosa da sfruttare a nostro vantaggio. Bellissima l'ambientazione. Porta, ecco, vedete che quella porta qui ha la caratteristica che ai lati ha questo colore rosso. Cosa significa? Che serve una chiave. Ma prima andiamo a vedere cosa c'è qua. Questo ascensore dove porta? Porta ad armi. Ok, ma ce n'era un altro, eh. Quindi bisogna guardarsi un attimo intorno. L'armatura non la prendo perché tanto sono strapieno. Questo invece... C'era un altro sensore qua in giro, sono sicuro di questa cosa. Questa è la porta che... No, questo l'ho preso. Non c'è. Eh sì, invece che c'era, dove qua? Nascosto dietro gli angoli. Andiamo a vedere dove... mi porta ancora ad un fucile. Grazie, non lo voglio il fucile, non mi serve. O meglio, ce l'ho già. Quindi niente, adesso dobbiamo andare a cercare la chiave rossa se vogliamo avanzare nel gioco. Qui
stiamo attenti perché c'è trucchi. Non c'è trucco, non c'è inganno, invece trucco c'è. E anche i mostri. Facciamo esplodere quei barili. Eccola qua la chiave rossa, chiavettina rossa. Tutti i computer, tutti. Non c'è trucchi qua, non c'è un'area segreta. Ci sarà, eh. Bene, ho preso la chiave rossa. Fammi vedere su qua. Sto guardando un attimo in giro per vedere se vedo qualche trucco. Ok, apriamo la porta rossa. Facciamo esplodere il barile. Che meraviglia. Andiamo. Dove andiamo? Di qua prima. Vedete che questo ha ucciso il marine indemoniato. Ma prima voglio andare giù. Prima di entrarmi su voglio andare a vedere cosa c'è qua. C'è il diavoletto, c'è. Vieni qua diavoletto, muori. Non c'è niente qua. C'è energia, c'è un interruttore. Interruttore che mi apre qualcosa, di sicuro. Mi apre qua. Guardate che belle che è l'illuminazione in Doom. Ha un vicolo pieno di creature, sicuro. Un labirinto pieno di creature infami, maledette. C'è energia, c'è. C'erano trucchi, ma. E i lamenti, i rumori, i grugniti dei mostri. Importantissimo il suono, tenere d'occhio tutti gli effetti sonori del gioco, perché che belli l'illuminazione, perché in certi punti ci sono dei specie di interruttori nei pavimenti, no? E noi passiamo e sentiamo una porta che si apre a tempo. E il bello era scovare tutte le porte, tutti i passaggi segreti. Muori. Facciamo esplodere anche quel barile lì. Ma non so dove sto andando, sinceramente. Teniamoci nascosti negli angoli, perché è pieno, pieno di creature. Cioè, guardate quegli ambienti qui. Doom è questo, Doom è ambienti angusti, pieno zeppo di mostri. Questo Doom. Che ti facevano sobbalzare come i tempi, ma la grande. Ho fatto il giro. Sono fuori? Non so se ho visitato bene tutto dentro. Qui c'è anche la mappa che non consulto adesso, ma. Non ho ancora visitato tutto perché c'è ancora mostri. Ma i mostri mi indicano la via, mi indicano dove ancora non sono stato. Qui dove sono? Ho fatto ancora il giro, sono fuori? Ma chi lo sa? So che c'è un passaggio. Ma qua niente. Per me ha lasciato indietro cose. Qua ho fatto il giro. Guarda qua. Qua per me. No, qua ci sono già stato anche qua, eh. No! No! Il barile, mamma mia! Ne ha proprio uccisi tutti.
No, qua... Per me c'è un altro passaggio che è stato indietro, ma... Andiamo avanti, se no... Non ce ne siamo più. So che c'era una motosega qua in giro. Qua dove sono? Qua sono all'inizio. Se faccio fretta non consulto mappe, non consulto niente. Vado dritto per dritto. Torniamo su. Controlliamo eventuali passaggi segreti senza star lì a... Ascensore traditore! Che bello quando... Tu cadi dall'ascensore e ti ritrovi 250 milioni di persone che ti aspettano, persone, demoni che ti aspettano, pronti a farti la festa. Passaggio segreto. Guardate i passaggini qui. E qui ho fatto il giro dell'oca. E sono riuscita. Attenzione perché... Dietro la porta dell'uscita tante volte è pieno di mostri. Infatti. Ok, dai, vediamolo velocemente. Facciamo anche il terzo livello, già che ci siamo, visto che non ho intenzione di finirlo. L'ho fatto presto. Facciamo anche il terzo livello e finiamo in bellezza il primo capitolo, importantissimo, uno dei più belli della serie, per quello che ha dato ai tempi e per quello che continua a dare. Veramente di grandissima atmosfera. Ok. Andiamo a vedere cosa ci aspetta qua. I soliti demoni. Facciamo esplodere i barili. Prendiamo sempre alta l'armatura, eh. Bello perché tu pensi di averli uccisi tutti. Invece guarda quanti. Continuano a uscire da ogni angolo. Qui c'è una porta blu che non ho la chiave e c'è quelli qua, ma qua se vado giù di sicuro posso tornare su, ma magari ci sono anche qualcosa, però non ho voglia in questo momento di sperimentarlo. Andiamo avanti, vediamo dove posso andare. Bello le porte. Tempestate di demoni. Non mi avrei mai demoni. Oh, la sfera. La sfera magica. La sfera blu. Questa dà 200 energie, eh. Però non so come fare ad arrivarci. Oh, bello poi guardare giù dalle finestrelle e uccidere i demoni. Non so come fare ad arrivarci alla sfera, ma non è quello il problema. C'è un interruttore qua. Interruttore che mi ha aperto una porta. Avete sentito? Però... Oh! È qua? Non lo so. È possibile. Che mi colpisce, maledetto infame! Pieno zeppo, eh. Questi io le faccio esplodere perché poi mi compare il demone in faccia. Facciamo il giro di tutta l'area. Mi spaventano tutti quei grugniti qua che si sentono. Grugniti che stanno a indicare che... Oh, c'è la chiave gialla. Bisogna stare attenti quando si prendono le chiavi perché è facile che in Doom, prendendo una chiave o prendendo un oggetto importante, escono schifose creature. Qua va bene la motosega per questi. Solo lui è uscito? Siamo sicuri? È libero? Sì. Qua c'è un trucco. Oh, cosa c'è su qua? Qua è come il trappolone dove finisce l'episodio. Finiamo in un trappolone del genere pieno di demoni e moriamo. Ma li uccido perché se poi magari... Guardate gli occhi rossi indemoniati dei...
E allora? Dove sei? Ma vai in culo, vai. Vediamo questi che... quanti? No! Ma è pieno, eh? Sta diminuendo la mia energia, eh? Ok. Ok. Attenzione qua, perché se... no, se volo giù sicuramente c'è il modo per tornare su, ma... spaziamoci di questi. Ambienti spettacolari. Attenzione, gli angoli, lo sapevo. Questo è Doom, questo è Doom. E scrutare gli angoli col terrore che ci possa essere qualcuno, questo è Doom. Massacro. Cadaveri, sangue. Cadaveri che vengono letteralmente fatti a pezzi. Questo era Doom. Possiamo esplodere il barile. Può essermi utile, ma... non c'è la chiave blu. Io so già che se prendo quella chiave blu lì succedono cose. Lo sapevo, si è aperta la porta lì, piena di demoni. È andata via la luce. Non vedo più niente. Possiamo ristare. Ho preso quello che mi serviva. E ancora mi ha aperto una... ah, vedete, se volo giù lì c'è un interruttore. E posso risalire. Ci saranno giù anche trucchi anche qua e passaggi segreti, ma non voglio andare a scoprirli al momento. Quindi adesso c'ho sia la chiave blu che la chiave gialla. E quell'interruttore lì mi ha aperto questo. Niente. Devo... dov'era la porta blu? Era qua all'inizio. Qua sono all'inizio. Sì, era qua, mi pare. Esatto, con un sacco di energia in giro per il livello. Ho ancora 119 di armatura. Guarda che bastardo, ho riuscito a colpirmi ancora, eh. Che bello, quanta gente in Doom, quanta gente amichevole. No. O due insieme, eh? Ancora, guarda quanti. Ma qua sono riuscita. Qua sono riuscita. Che casino c'è su riuscita. Oh, si apre ascensore. Attenzione, perché c'è in parte un... guarda che massacro. Questo era Doom. Sono riuscita, ma io non voglio uscire. Non ci sono... non ho trovato la motosega, non ho trovato niente. Qualcosa che mi sfugge qua. Ci sono passaggi segreti. Dove? C'è anche una chiave gialla che non ho utilizzato. Dietro l'uscita c'è proprio l'uscita. È finito il livello. C'è qualcuno, c'è qualche simpaticone. Non c'è nessun simpaticone, è finito il livello. Ma voglio provare. Sento grugniti. C'è interruttore su quei piloni qui. Trucchi qua? Non c'è trucchi. Torniamo indietro un attimo. Sentite? C'è una porta. C'è una porta che si apre qua, come vi dicevo. E devo... ah, lì questo! Questo è un passaggio segreto. È zeppo il gioco di quelle cose qua. Di quelle chicche qua. C'è un interruttore che mi apre la porta per l'uscita. Qua dove vado? La motosega. Grazie. La motosega. Un'arma deliziosa. Per cui... oh, vieni qua. Che meraviglia. La motosega. Che soddisfazioni. Sono soddisfatto. La chiave gialla.
Dove mi porta la chiave gialla? La porta gialla. Wow. Wow, mi porta la sfera blu. Ma non è la sfera blu che vedevo. Un'altra sfera blu. Non è la sfera blu di inizio livello. E c'è anche la sfera dell'invisibilità. C'è l'armatura blu che mi dà ancora 200. C'è un sacco di roba. Un sacco di roba, quindi... Oh, così sono soddisfatto. E posso completare il livello. Sì, posso completare il livello, assolutamente. Esco e vado a completare il livello in maniera un pochino più soddisfacente. Andiamo alla ampolle, che tanto è inutile perché non posso più andare di 200 energie. Gioco straordinario, gioco spettacolare, gioco pazzesco. Mi ha dato tanto. Ha dato tanto a molti di voi. Una genialata, horror, un FPS spettacolare, degno di questo Halloween, degno di Halloween, degno dell'inferno. Prossimamente vedremo un paio di livelli di Doom 2, Doom versione Nintendo 64, completerò Doom 3, Doom 2016, quest'anno lo salto a pie pari, devo ancora finirlo oltretutto, e... tantomeno Doom Eternal, che devo ancora prenderlo perché costa una follia per il momento. Per oggi è tutto, è stato un piacere, alla prossima. Buon incubo a tutti, ciao.